L'avvicinarsi del nuovo anno ha portato alla voglia di stare insieme ed ascoltare la musica di un giovane promettente chitarrista. La sera di venerdì 29 dicembre è stata l'occasione giusta per presentare al pubblico il primo disco di Tommaso Doglia, accolto nella sala del Circolo Culturale del Voltone a Barengo. Un concerto di chitarra acustica fingerstyle delizioso, quello del triestino 26enne Tommaso Doglia, vincitore del concorso New Sounds of Acoustic Guitar Village di Cremona Mondo Musica. Tommaso ha presentato al pubblico il suo primo album dal titolo Meraki, parola greca che significa fare qualcosa con passione, che contiene composizioni originali e arrangiamenti personali. A Tommaso Doglia chiediamo com'è stata questa serata qui al Circolo Culturale del Voltone a Barengo e un po' il suo iter per arrivare a questa serata appunto. Buonasera a tutti, è stata una bellissima serata qui al Circolo Culturale del Voltone, si è creata una bellissima atmosfera in questo
in questa bellissima sala. È stata una bellissima occasione per me per presentare questo mio primo lavoro discografico, il mio primo disco Meraki, che raccoglie una serie di mie composizioni e alcuni arrangiamenti per chitarra acustica fingerstyle. È il primo, diciamo, il primo concerto che hai fatto da solo, diciamo. È stato il primo a solo? Diciamo di sì, è stata la mia prima occasione di presentare appunto questo primo lavoro con un concerto. Approfitterei di dire il titolo, di spiegare un attimo il titolo di questo lavoro, che è Meraki, che è una parola greca di origine serba che significa fare qualcosa con passione, metterci l'anima, ed è una parola che mi piaceva e quindi ho pensato che rappresentasse al meglio il mio lavoro. Benissimo, noi ti facciamo tantissimi auguri per il tuo futuro, hai 26 anni, sei giovanissimo e quindi siamo molto felici che tu abbia questa passione per la chitarra e per la musica, che porta sempre tanto, tanto bene a tutti. Grazie Tommaso e buon futuro, grazie. Grazie mille a voi, grazie mille a tutti, buona serata. Grazie. Presente anche il chitarrista Dario Fornara, che al termine del concerto ha accompagnato Tommaso Doglia in due brani acustici. La serata si è conclusa con un momento conviviale che ha dato la possibilità di scambiare due parole con il chitarrista e di augurare a tutti un bellissimo anno nuovo.